Guttuso 71 23 5 84. Quanti sono i quadri? I quadri sono 102 e il valore è intorno a 10 milioni. Ciao! Per me? Sì. Vorrei giocare. Ma li hai 18 anni? Sì. Legalmente. Legalmente. Vai. Appartengono prevalentemente alle classi sociali più fragili e più deboli. Questo è uno dei problemi su cui più bisognerebbe riflettere. Tu sei una persona che vuole credere, che ha bisogno di credere in qualcosa, in qualcuno. Non importa in chi, non importa in cosa, va ben tutto. Tu vuoi credere che un poncio ti faccia dimagrire, che una crema ti porti via le rughe e con le rughe si porti via anche gli anni, che una macchina ti renda migliore. Tu sei la persona giusta per il nostro annunzio. Ascolta, c'è una guerra in atto, terroristi in giacca e cravatta fanno annunci, programmano azioni di carta e mietono vittime. Barclays, Deutsche Bank e JP Morgan hanno investito massicciamente nel settore delle commodities agricole degli ultimi anni per sfidare Goldman Sachs e Morgan Stanley. Queste cinque banche controllano il 70% degli scambi sui prodotti agricoli in tutto il mondo. Dall'oggi al domani, questi terroristi da $800.000 l'anno possono decidere di mandare a puttane 40 milioni di persone in un botto solo. E l'hanno già fatto altre volte. Milioni di persone nei paesi poveri vedono il prezzo dei prodotti alimentari salire alle stelle e si trovano in crisi senza neanche sapere perché. E la loro crisi non è come la nostra, che devi rinunciare all'iPhone 8 e devi accontentarti dell'iPhone 7 per mandare gli SMS con su scritto Viva la Mona. No, la loro crisi è diversa, è che da un giorno all'altro non sai se mangerai oppure no, altro che iPhone 8. Nei paesi poveri, gli investitori stranieri si comprano ogni 4 giorni un'area più grande della città di Roma. I prezzi si sono già impennati 3 volte negli ultimi 4 anni. Questa terra diventa un magazzino per le riserve alimentari dei paesi ricchi e in borsa ci si scommette e non conta se questo significa l'espulsione forzata dei poveracci che lavoravano la terra. Alfred Brownell della Green Advocates, Liberia, dice che non servono i proiettili per uccidere le persone. Quando tu porti via il cibo da un villaggio distruggendo campagne e coltivazioni, stai affamando tutta la comunità. C'è una guerra in atto e ognuno la porta avanti come può, magari con piccole azioni di guerriglia. Le aziende sono in trincea e sparano senza esclusione di colpi. Secondo te, un cavetto di collegamento come questo vale davvero 32 euro? Ognuno si fa il suo cavetto, ognuno si fa il suo spinotto, è tutta guerriglia. Perché tutti sti spinotti? Dovremmo imparare dalla natura, dove generalmente la presa si adatta allo spinotto. Prese adattabili e spinotti adattabili non permetterebbero azioni di guerriglia con cui ti metti in tasca 45 euro senza colpo ferire. Questo è spinotto che fa per lei. Fan 45 euro. 45 euro? Sì, ma dentro il cavo c'è tutto un rivestimento di zinco che va a intrecciarsi con un filo di seta a mo' di arazzo, no? Se lei va a guardare col microscopio, viene fuori una natura morta. Ma non si poteva farlo più semplice, sto cavetto? Sì che si poteva, ma che gusto c'era? A proposito, ce l'ha l'assicurazione? L'assicurazione su cosa? È sul cavo, potrebbe non funzionare, succede più spesso di quanto lei pensi, perché prima lo facevamo fare ai bambini, no? Ma adesso non si può più, e allora li facciamo fare ai carcerati, ma hanno i diti grossi i carcerati, sembrano dei tubi del 14, soprattutto i serial killer, fan fatica a assemblare il zinco insieme con la seta con quei ditoni lì. C'è una guerra in atto. I magnaschei fingono di ritirarsi e intanto bruciano i pozzi di petrolio. Perché non può aumentare il costo del lavoro dei poveracci e può aumentare il costo del lavoro dei manager? Perché il prezzo della benzina può aumentare come cazzo gli pare e basterebbe poco per metterli in ginocchio, basterebbe star fermi. 3 giorni, non ci si muove, 5 giorni si sta a casa, 10 giorni, una guerriglia, un assedio, una guerra di resistenza. Ma chi è che interesserebbe fare una guerra di resistenza? A nessuno! Perché a tutti ci fa comodo che ci siano milioni di poveri cristi massacrati.
ci facciamo scudo con sti poveri cristi prima che arrivino a noi. Ne devono far fuori di poveracci. Il fatto è che non vogliamo arrenderci all'idea che siamo entrati in un cortocircuito mentale, secondo cui più stanno male gli altri, più stiamo bene noi. È il principio del telepass. Se tu passi col telepass e nei caselli vicini non c'è nessuno, tu passi e il tuo stato d'animo non cambia. Ma se tu passi col telepass e i caselli vicini sono pieni di gente in coda che aspetta col biglietto in mano, tu sei felice. Ma perché non eri felice prima? Ma perché che ti fa felice? Non è l'idea di passare, è l'idea che non passano gli altri. Questo è il cortocircuito. E su vasta scala i Magnaschei applicano lo stesso principio alle nazioni. Il vantaggio delle élite è che non siamo tutti sulla stessa barca. A tutti piacerebbe farsi una vacanza al mare, ma le crociere non vanno tutte nella stessa direzione. Guardati intorno, hai un lavoro. Per quanto tempo continuerai ad averlo? I governi tecnocratici bancocentrici del mondo stanno mettendo le mani sulle assicurazioni private. Lo sai cosa vuol dire? Che tra un po' avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e affini venderanno le loro villette al mare e cominceranno a guardare bene il conto prima di pagare al ristorante. Sei ingegnere tu? Sei un avvocato? No, sei un disoccupato inutile sei. E se ti va di culo sei un impiegato, fai la cassiera in un supermercato, lavori in un call center, sei stagionale! Ti chiederanno di fare 2 ore in più, 5 ore in più, di andare in pensione più tardi, perché tutte le medicine che ti hanno rifilato purtroppo ti fanno vivere di più e loro ti danno il buon esempio, lavorano fino a 80 anni, a 90 anni, a 800.000 dollari l'anno, fino a 100 anni non li schiodi mica da quelle poltrone lì. Prova a pensarci, in un call center fino a 90 anni, a 10 ore al giorno, senza la mutua. E questa guerra non lo sapevi, ma in prima linea ci sei proprio tu. Sei tra i sacrificabili, non ti espropriano la terra, ti espropriano la vita. Qual è l'unico modo per uscirne? Se non sei riuscito a entrare nel club dei Magnaschei e non vuoi fare la fine dei poveracci che si vedono espropriare la terra nei paesi poveri, devi sperare di avere tanto ma tanto culo. E questo è l'invito che ti rivolgiamo. Pensi di avere culo? Sputtanati tutto quello che ti resta. Non dargli la soddisfazione di prenderti vivo. Ma sì, tenta il colpaccio, oppure esci di scena alla grande. In ogni bar, in ogni ricevitoria, in ogni centro commerciale abbiamo inserito i terminali della nostra rete della disperazione. Molti tuoi colleghi in questo momento sono attaccati a macchinette con le luci colorate, schiacciano tasti e girano manopole come marmocchi idioti in attesa che la macchinetta vomiti un po' di avanzi. Quella che gestisce il giro è tutta gente per bene. Fidati, per facilitare le cose gli abbiamo anche abbassato le tasse e poi dicono che è impossibile. Per farti concentrare sulle possibilità di vincita abbiamo eliminato dai giochi da bar anche il divertimento. Ma sì, pigia i tasti come un imbecille per ore e ore, tanto hai già un lavoro alienante, tanto vale che lo sia anche il divertimento. Non ti senti già un po' avventuriero? Sputtanati tutto e quando hai finito i soldi non ti preoccupare, ci sarà pure qualche pensione in casa da prosciugare, una vecchia dimenticata da Dio, buttata lì da qualche parte come un tappeto arrotolato, tanto noi col cazzo che ti passiamo l'assistenza. Ormai siamo una civiltà evoluta. Ascolta, c'è una guerra in atto, non farti prendere vivo, sputtanati tutto alla grande. E se poi non vinci, prova a farti una domanda. Se avevi culo, ti pare che lavoravi in un call center?